Ciao a tutti e ci vediamo. Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV, mentre ci godiamo ovviamente ragazzi il momento, la festa, lo scudetto numero 20, siamo neanche a maggio e abbiamo già la tranquillità di aver vinto lo scudetto da 10 giorni, abbiamo già tutte le nostre maglie celebrative, io ne ho già prese due, ho la sciarpa ufficiale dell'Inter, ovviamente andrò ad arricchirmi di altri gadget con la seconda stella, perché insomma fra qualche anno i miei nipoti avranno la possibilità di averli, magari incorniciarli, che ne so, e insomma è una cosa storica, quindi bisogna fare incetta, no? Quindi sono ancora in divenire, sto ancora acquistando, ma continuerò ad acquistare le maglie celebrative con la seconda stella, lo scudetto, il numero 20, insomma è tutto molto bello. Quindi siamo tutti molto tranquilli, tutti molto sereni, ci godiamo il momento, abbiamo giocato contro il Toro con molta tranquillità, abbiamo vinto ancora, adesso domenica sera andiamo a giocare a Reggio Emilia contro il Sassuolo, loro ovviamente sono all'ultima spiaggia, hanno bisogno di punti, in realtà hanno bisogno di una vittoria, perché anche un punto per loro servirebbe attualmente molto poco, quindi avremo un Sassuolo che spingerà per cercare di ottenere una vittoria importante, come è successo all'andata. Sassuolo vinta, l'ha perso una partita sola in campionato e l'ha persa a San Siro contro il Sassuolo 2-1. Ci ricordiamo, insomma, Dumfries che segna il gol dell'1-0 a fine primo tempo, nel secondo tempo entriamo un po' male, arretriamo il baricentro, un po' incerto Sommer sul gol dell'1-1 di Bairami, poi arriva il capolavoro di Berardi e 2-1 loro. Berardi che non ci sarà perché, poverino, lo sappiamo, ha avuto una stagione molto tribolata, non è infortunato, salterà gli europei e quindi comunque dispiace molto per il ragazzo, però un Sassuolo senza Berardi è sicuramente un Sassuolo molto meno pericoloso e molto più vulnerabile, lo abbiamo visto in tutto il campionato, mi è capitato di vedere anche la partita con la Fiorentina, 5-1, senza storia, il Sassuolo poteva prenderne anche di più, la Fiorentina poteva farne di più, e quindi ci apprestiamo a giocare una partita non semplice dal punto di vista ambientale, perché nessuno è contento per quanto riguarda i tifosi del Sassuolo, hanno paura giustamente di andare in B, vedono lo spettro della B sempre più vicino e quindi non sarà facile come ambiente. Noi invece in clima festaiolo, con una settimana di bagordi alle spalle, pullman scoperto, notti insonni eccetera, e quindi vediamo un po' come l'Inter si approccerà alla partita contro il Sassuolo. Inter che vuole onorare il campionato, vuole continuare a aggiornare le statistiche, vuole far tornare a segnare Lautaro che non segna da febbraio. Vuole anche rendere onore a un campionato che vede Sassuolo gareggiare, sfidare altre squadre indirettamente per salvarsi dalla Serie B, e quindi ovviamente l'Inter vuole dare il massimo in tutto, anche per rispetto nei confronti delle avversarie del Sassuolo che fanno a gara per cercare di rimanere in Serie A. Allora ragazzi, però un minimo bisogna dare un occhio anche al mercato, ne abbiamo parlato l'altro giorno, anche stamattina, vi ho parlato dell'attacco, Zirkzee, Gudmundsson, sono tutti giocatori diciamo così chiacchierati intorno all'Inter, vedo molte, nel senso secondo me, molte chiacchiere, non nel senso negativo, ma sono giocatori chiacchierati e associati, accostati all'Inter, ma che oggi hanno molta poca probabilità di arrivare all'Inter. In attacco quello che credo piaccia di più credo sia Gudmundsson, per caratteristiche tecniche, per tipo di trattativa, per tipo di giocatore, per la possibilità, se andiamo a vedere quanti gol e quanti assist, i calci di punizione, i calci di rigore, i calci d'angolo, è un giocatore completo Gudmundsson, bravissimo nell'uno contro uno, ci manca. Zirkzee costa molto di più, ha una situazione contrattuale più particolare, ci sono delle percentuali che vanno al Bayern Monaco, insomma è una situazione un pochino più difficile da trattare quella di Zirkzee, al di là del fatto che il prezzo del cartellino pare essere molto più alto rispetto a quello di Gudmundsson, quindi anche per questo mi sembra per ora un passo che l'Inter
non vuole, non può fare. Diciamo che se ci sono dei soldi da usare, in questo momento senza cessioni, vanno usati per altri reparti. Quindi arriviamo al punto della situazione. Gli altri reparti. Allora, al netto del fatto che per ora Dumfries è un giocatore dell'Inter, la scadenza del contratto è giugno 2025, quindi mettiamo che ad oggi Dumfries rimane, magari rinnova, la fascia destra è a posto. Se Dumfries dovesse partire, allora a quel punto bisognerebbe intervenire sulla fascia destra. Perché lo dico? Perché Buchanan è vero che è stato preso come un esterno di destra e quindi ci sarebbero Buchanan e Darmian da quella fascia, ma Darmian non in più. Non è che può giocare sempre. Buchanan non è ancora sbocciato. Spesso Inzaghi l'ho fatto giocare a sinistra e non a destra. Insomma, ci sono un pochino di punti di domanda sul discorso del laterale destro. Dovesse partire Dumfries, un esterno destro garantito, non una scoperta, si andrebbe comunque a prendere. Però diciamo che se adesso, oggi, in questo momento, quindi senza cessioni, senza uscite, si dovesse andare a spendere il budget a disposizione si andrebbe sul portiere. Il portiere, ovviamente lo sappiamo tutti, il nome del portiere preferito dall'Inter ormai da un anno e mezzo è Bento, giocatore brasiliano, che quando si parla di Bento, ovviamente lo conosciamo poco, un po' tutti, gioca in Atletico Paranaense. Io non credo che ci siano tanti che guardano il campionato brasiliano, e quindi mi riesce difficile pensare che qualcuno conosca bene Benevento. Io l'ho visto su YouTube, come potete vederlo tutti. Mi sembra un portiere dalle ottime qualità fisiche, atletiche, di personalità. Quindi poi mi fido della società, che comunque ha dimostrato in questi anni che da questo punto di vista ha molto occhio. Però se si parla di Bento, nell'immaginario collettivo sembra che si parli di un ragazzino brasiliano che può arrivare e magari crescere piano piano. No, Bento è un portiere fatto e finito, è un classe 99, a giugno, quindi fra poco più di un mese, compirà 25 anni. La situazione di Bento mi ricorda tantissimo, anche per accostamento di nazionalità, quindi per il passaporto brasiliano, mi ricorda tantissimo quello che accadde con Julio César, no? L'Inter aveva con Mancini in panchina titolare Francesco Toldo, che ancora era un grande portiere, che ancora era un titolare fisso dell'Inter, però diciamo così, riuscì a strappare il sì di Julio César, che era un portiere emergente, ma non così giovane. Non aveva 18 anni Julio César, aveva più o meno l'età di Bento. Julio César arriva all'Inter. Dopo 6 mesi in prestito al Verona, semplicemente per un discorso di tesseramento e di passaporto, passa 6 mesi al Verona senza mai scendere in campo, senza mai scendere in campo, e poi approda all'Inter, e da lì comincia l'alternanza tra Toldo e Julio César, e poi piano piano Julio César diventa il titolare fisso, e poi ci ricordiamo benissimo che Julio César ha fatto la storia dell'Inter insieme ai suoi compagni, ed è uno dei portieri più forti che l'Inter abbia avuto nella sua storia. Inter che comunque vanta una storia di portieri fenomenali. Adesso io non arrivo a Sarti, anche se lo conosco come storia dell'Inter, non l'ho visto giocare, però di quelli che ho visto io, vabbè, ovviamente Walter Zenga, 3 volte miglior portiere del mondo, Gianluca Pagliuca, lo stesso Francesco Toldo, Julio César. Insomma, stiamo parlando di portieri di grandissimo livello. Landanovic, se togliamo gli ultimi 2-3 anni, e quindi insomma, Onana e Sommer hanno fatto una grande stagione, ma se parliamo dei top, sono quelli che ho citato. Quindi Bento, allora andiamo a vedere un po' la carriera di Bento, perché poi alla fine lui gioca sempre nell'Atletico Paranense, nel campionato brasiliano. Dal 2020 al 2024 sono 5 anni nell'Atletico Paranense, ha debuttato anche in amichevole in nazionale brasiliana, è un giocatore tutto da scoprire. Ha vinto un campionato statale, sempre con l'Atletico ovviamente Paranense, una Coppa Sudamericana, però è un portiere con un fisico imponente, è più alto di Sommer, è alto 1,90, pesa 92 kg. Ha personalità, e quindi è un giocatore che ha esplosività,
coi piedi devo capirlo un pochino meglio, però mi sembra il prototipo del portiere del futuro dell'Inter. 25 anni sono comunque 10 anni, al di là delle possibili cessioni, delle possibili cose che non vanno bene, eccetera, eccetera, però sono 10 anni garantiti come portiere. Quindi diciamo che ad oggi, se c'è un gruzzoletto da spendere, in questo momento a bocce ferme con questa rosa, l'Inter va sul portiere. Sommer ha fatto una grandissima stagione, potrà fare una grandissima stagione anche l'anno prossimo, però bisogna anche pensare al futuro. Sommer ha 35 anni, va per i 36, adesso vado a memoria, giù che non mi ricordo esattamente il mese di nascita di Sommer, vado solo a vedere un secondo. Ok, a dicembre, ok, quindi a dicembre, appena fatto 35 anni, 4-5 mesi fa, a dicembre farà 36 anni, quindi stiamo parlando di un portiere ancora molto bravo, ma l'Inter giustamente deve guardare al futuro. Quindi vediamo un po', per ora il primo indizio di mercato è questo, sul portiere quanto costa Bento, l'abbiamo detto anche negli scorsi video, l'Inter spera di poter arrivare a una cifra sui 15 milioni, l'Atletico vorrebbe qualcosa di più. Però, insomma, diciamo che più o meno il range è quello lì. Va bene, ragazzi, intanto commentate qua sotto cosa ne pensate di Bento, se l'avete visto, se lo conoscete meglio di me, se avete qualche informazione in più, io vi leggo e poi magari ve la riporto la prossima volta, le riporto la prossima volta, il prossimo video. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, lo state facendo in tanti, siamo già a 43.000, andiamo per i 44, voglio arrivare a 50 il minor tempo possibile. E poi schiacciate la campanella per avere la notifica dei video. Io invece vi aspetto, ragazzi, domani mattina, sempre alle 7, 7 del mattino, e ci vediamo domani mattina. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter. Ciao a tutti, amici della zona.